tornati nuovi. Allora, no, avevo controllato l'audio. Allora, come avrete visto dalla copertina, mi è arrivato un pacchettino da AliExpress, bimbi bimbi bimbi, col bonus sempre delle 20 euro, perché arrivano in giornata e non è che arriva tutto insieme. Quindi io so già cosa c'è dentro, andiamo ad aprirlo e voilà, stivaletti marroncino, Begiolini marroncini, ed è marchiato Barbie sotto, molto bene, molto ma potrebbe bello. Essere pure oro. Oro, color oro, marroncino, begiolino con oro, ma comunque ho già la mia dollina pronta. Aliussa mia, Alissa, stavo scherzando. Andiamo a provarli direttamente qua in pompadano. Andiamo a vedere come stanno ad Alissa mia cara, bella amore mio. Voilà! Stivaletti per Alissa, presi. Io penso tanto alla mia Alissa, mi prendo tante belle cosine. E no, la gonna l'ho fatta io. Semplice. Quando? Che può essere anche top. Io uso sia da gonna che da top. Molto molto belli, c'hanno le frangette. Guardate che belli. Pagati pochissimo. Va bene così. Ciao ciucci. Proseguiamo. Mettiamo qua le scarpe. Allora, chi sarà? Sì, non sto prendendo, tirando su. Chi donerà il suo corpo? A chi donerà il suo corpo? La testa le faremo. Ok, la vado ad aprire. L'ho presa, se avete visto il video precedente dove ho fatto come si dice quello nel negozio, che sono andata a risparmio a casa, non mi viene quando non mi viene in mente le cose. Come l'ho aperta, ragazzi? Come la scatola è inutile che la faccio vedere, perché tanto sono uguali. Ma perché l'ho aperta così? Cioè, a pezzetti. E chi ha visto il video di risparmio a casa avrà visto che ho acquistato lei per uno scopo. Lo scopo per uno scopo ben preciso, niente, si è liberata così, vabbè. E adesso andremo a scoprire chi sarà, a chi donerà il suo corpo. Che pizza! Allora, famolo! Simona, hai cambiato capelli? Cosa ti è caduto un secchio addosso di un'altra pittura? Sono bruciati. Allora, lei non mi piace, cioè non so. Sembra che tipo gli manca qualcosa nel viso. C'è qualcosa negli occhi. È vuota. C'è qualcosa negli occhi. No, è vuota, te lo dico io, è vuota. No, non la terrei mai nella collezione. C'ha gli occhi forse. Cioè, c'era una a destra e una a sinistra, ma distanti. Beh, ovvio che una che sta a destra, una che sta a sinistra. Però stanno troppo forse distanti, non lo so. Al taglio degli occhi, cioè, ditemi voi. Nella sezione community potete commentare lì, vi vedo che non commentate. Cioè, vi continuo a dirvelo. Andate lì a commentare, perché quando i video sono chiusi con legge coppa, io metto nella sezione community o il video o un post dove potete commentare là sotto, e andate lì a commentare, perché i video sono aperti, potete commentare sotto. Io vado a staccare la sua testa. Cosa mi guardi? Mi metti ansia, guarda lo schermo.
Fai vedere i tuoi capelli. Mi stai guardando? No, no, sto guardando lì. Stavo guardando lì. Guarda lì. Bi-bi-bi. Stavo guardando lì. Ti vedo. Non c'è bisogno. Ti vedo. È dura la testa, eh? Vieni, io no. Cosa c'è, Simona? E vabbè, andate a commentare lì, che così almeno vi posso rispondere, perché Simona non risponde mai a un commento. Sono sempre io che rispondo ai commenti. Okay. Ma poi che fine farà con la testa? Cosa farà con quella testa, scusa? Questa? Ciao! Pagherò! Ok. Cosa c'è, Simone? Tagliamo il perno alle alette, ma si taglia perché... Tieni il corpo. Si taglia perché... Se voi volete ricambiare la testa è molto più semplice, perché quelle stupide alette si incastrano nel collo e quindi si fa fatica ad uscire. Quindi se voi volete staccare la testa più facilmente e farla intercambiabile... Siete rischiati di rompere il collo? Ecco, ogni volta, perché magari stacca e metti, ti rompe il collo. Quindi andiamo a spogliare la vita. Sentite, basta, c'ho la nausea di questi vestiti. Abbiamo una valanga di quei vestiti, tutti uguali. E allora, adesso vedremo. Allora, premetto, la testa che stiamo utilizzando va messa sul corpo Giada o lo skater che sarebbe Allison. Però ho visto che comunque, sì, lei sta preparando per un prossimo tutorial. Seguiti nei canali. Perché, seguiti. Stavo dicendo, Allison si sta preparando per un prossimo video che lo farà Simona da sola. Vediamo cosa combinerà. Stavo dicendo... Allora, lo skin di questa Barbie si assomiglia e quindi è un po' più chiaro, però si assomiglia già un po' di più. Forse non allo skater, ma a Giada. E quindi potete tranquillamente usarlo, è minima la differenza. Sì, è impercettibile. È impercettibile per chi va bene, perché avere un corpo Giada al giorno d'oggi ti parte via mezzo stipendio. Quindi anche avere un corpo skater, per chi ha li cerca, sa che se ne approfittano. A volte si trovano le offerte, ma è quello il prezzo che bisogna pagare. Gli approfittatori lasciamoli a casa a marcire con le loro cose. Non compriamo dagli approfittatori, così almeno non hanno poca vita e mettere le Barbie a un giusto prezzo. Aia, portaci i vostri, degli approfittatori. Comunque, stavo dicendo, l'avete già vista, è la testa che verrà montata sopra questo corpo, è Giada da giovane, praticamente è uguale a Giada, solo che è più ragazzotta, quindi a me mi dà a prima vista, ho detto, sembra Giada da giovane, quindi lei sarà Giada da giovane. Allora, e non Gemma, e non Gemma, perché Giada è diversa da Gemma, sono uguali ma sono diverse, cioè nel senso che vabbè, ok. Se volete, sicuramente Gemma non sarebbe rasata sugli altri. Se volete la recensione completa di questa Barbie di Giada, diciamo che bella Giada, dai, ma Giada. Se volete, è una Barbie fashionista comunque. Giada. Se volete la recensione completa, vi mando al video di Sergio sul canale di Sergio, che ha fatto la recensione tutta. È molto bello il pack, come cappero si dice, packing. La confezione è molto bella, perché non c'è solo Giada, ma ci sono altre cose all'interno, quindi vi invito, non spoilerare, ma stai zitta. Ah. E che cavolo, se spoiler, vestiti, dai, diciamo vestiti. Ma non si sa che ecco, non si sa, ecco,
È molto 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 bello il pack, diciamo, quindi vi invito ad andare a vederlo, perché anche perché l'abbiamo acquistato, abbiamo diviso la spesa, io ho comprato solo lei, Sergio si è tenuto il resto, l'abbiamo preso da Il Capriccio ed è costata veramente poco, cioè in giro la trovate a un occhio della testa, mentre su Capriccio mi pare 14,90. Quindi vedete che in giro ci sono tutti quelli che sperperano su, hanno una Barbie, si pensano di avere, oh, Zoro colato in mano, adesso questa la faccio, la vendo a 1000 euro. Bene, ho detto questo, andiamo a posizionare la testina, così vi faccio vedere, prima di andarla a vestire comunque insieme, vi faccio vedere che di differenza non c'è, non c'è, io che vede anche, cioè, che non sopporto. Vede gli occhi storti di poco, ma vede il colore tra collo e testa, vedete, ma anche la mattella, anche la mattella fa comunque, guarda, sia. Basta vedere lei. Lei ha il suo corpo originale, ma è un po' diverso. Con la manina non ci sia, cioè la manina è più, la faccia è più scura. Più scura rispetto alla mano. Quindi anche noi abbiamo le mani diverse dal colore della faccia. Quindi come combo per me è perfetto. Si spende poco perché avete visto quanto io ho speso per questo per questo corpo, quindi che siamo a di niente. Ora andiamo a vestirla, la nostra Giadina da giovane articolata. Allora, quindi io direi... Come le siamo? Come le siamo? Un po' black, no? Questo qua l'avete visto preso da Ali. Ho impostato il... Ali con le ali al seno, no. Aveva preso questa, no. Questa ci sta dark, allora andiamo a posizionare i vestiti da mettere. Se sono i jeans, no, per leggings, dai. Chi è? È arrivato Papi Luca. Eccola qua, vestita. Ok, allora, in descrizione vi metto il link per vedere la sua recensione completa. Vi invito ad andarla a vedere perché è veramente molto bella. Fa vedere il corpo che aveva in origine, tutto quello che... Comunque, veramente, veramente bella. Una bella donna, mi piace. Mi piace veramente tanto. Wow, è arrivata nella mia collezione. Mia. Questa è mia, non so io. Bella. Ok, detto questo, io vi saluto dalle mie due bellini bibini. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento, ciao. Ad un... Tu non le fai la manina, non saluti? Non saluti? Vi fai così? Dai. Dai il naso! Ma non il naso mio! Cosa c'entra? Non ho la mia mano. Detto questo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video con il tutorial di Simona, perché sarà un tutorial, non spero nulla, c'è Allison, quindi continuate a seguirci, attivate la campanella, anche se qualcuno mi ha detto che non riesce ad attivarla, provateci. E mettete like, che cavolo, cioè 200 visualizzazioni, 10 like. Gli altri si sono persi? Gli altri pollici in su per caso si sono persi? Bene, tanto non costa nulla, metto un like. Niente.
Bacioni, baciotti, baciotti, baciotti a tutti. Dai, vieni Simona. Ma cosa c'è? Sto pettinando il viso. Quasi quasi, però io mi piacerebbe magari stasera fare una live o domani. Non lo so. Voi state aggiornati sul canale che io parto all'improvviso, eh. Ciao.